Lorenzo Conte. Partiamo con le intemperanze dei tifosi al termine della partita. Esasperati, i tifosi del Taranto hanno sfogato la loro rabbia mettendo a dura prova il lavoro delle forze dell'ordine, che hanno lanciato lacrimogeni. Questo è quanto si è verificato alla fine della partita di quest'oggi fra Taranto e Martina, che Martina ha vinto per una rete a zero. Purtroppo è l'epilogo di una situazione che si trascina avanti da tanto tempo, da 7 mesi. Vedete, anche un'automobile della polizia è stata data alle fiamme. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme che avevano avvolto l'auto della polizia. Un'immagine naturalmente che non avremmo mai voluto commentare né vedere. Questi sono gli episodi che hanno caratterizzato intorno alle 16.30 del lago di Como, nei pressi dello stadio Erasmo Lacomone, la sassaiola a fine partita e vedete le immagini che si commentano da sole. Questo il gol partita di Moretti al terzo minuto del secondo tempo, un calcio piazzato, calciato forte dal difensore esterno del Martina per l'esultanza dei tifosi biancazzurri che hanno raggiunto il Lacomone, vedete come diversi autobus, e hanno assistito alla partita, alla vittoria della loro squadra. Questa è la curva del Taranto, dei tifosi tarantini, la curva nord, l'ingresso in campo delle formazioni, l'arbitro signor Tagliavento di Terni, mentre vediamo l'ingresso in campo delle due squadre. Il Taranto ha giocato con delle novità, soprattutto in difesa, con Ignazio schierato dal primo minuto a sinistra, Cozzi a destra, mentre Filippi è stato spostato verso il centro accanto a Capitan Siroti, in mezzo tutto come sempre con Berigori a sinistra e Petrachi sull'esterno a destra, in mezzo Migliorini e Andrisani, in avanti l'esordio di Corallo al fianco di Passiatore. Abbiamo visto anche inquadrato il tecnico del Martina Patania. Il Taranto parte bene nei primi minuti, c'è un traversone di Berigori per Petrachi che al volo impegna severamente il portiere Indiveri. Rivediamo le immagini dal basso, la conclusione di Petrachi, il numero uno del Martina che si salva così. Poi sugli sviluppi del calcio d'angolo, poco più tardi al nono c'è un colpo di testa di Filippi sotto misura, pallone che termina alto. Passiatore prova a dare la conclusione ribattuta, poi Corallo non riesce a servire il suo compagno di squadra, poi c'è un fallo di mano. Il Martina si fa vedere con Manca, la conclusione viene respinta da Filippi, riprende Morello che dal limite dell'area impegna Di Bitonto con una parata a terra sul primo palo. Ancora il Martina, il traversone di Morello, salvataggio in calcio d'angolo, sugli sviluppi del corner c'è l'uscita di Di Bitonto che anticipa Prisciandaro. Ignazio per Passiatore, siamo sempre nel primo tempo, Passiatore sfugge alla marcatura dei due avversari, poi chiede il triangolo a Migliorini, la palla giunge a Corallo che non riesce a concludere. Il Martina poi si fa pericoloso, il Taranto pian piano esaurisce le scorte di energia perché è partito forte, il Martina fa vedere crescendo, qui c'è un'occasione per Prisciandaro che esattamente al 25esimo spedisce alto da buona posizione. C'è un traversone per Corallo, poi il tiro di Berigori e il salvataggio di Indiveri. Tutto questo 2 minuti più tardi, al 27esimo, possiamo rivedere la bella conclusione in acrobazia del numero 11 rosso blu e altrettanto bella risposta di Indiveri in calcio d'angolo. Calcio di punizione di Campolattano, para Di Bitonto che alza sulla traversa. Questa è la traversa colpita da Manca esattamente al 39esimo minuto del primo tempo. Martina ancora in avanti, Prisciandaro per ben 2 volte cerca di andare alla conclusione, la prima viene contrastato da Filippi, nella seconda di sinistro tira debolmente. Migliorini su punizione, ancora Indiveri che si rifugia in calcio d'angolo. Corallo, eccolo qui, dice mettiamola in mezzo. La ripresa si apre con il gol del Martina, il sinistro di Moretti è imprendibile per Di Bitonto, il pallone va a togliere la ragnatela sotto l'incrocio, il pallone accarezza il palo e si insacca nella rete di Bitonto. 1-0 per il Martina. Il Taranto effettua un cambio, esce Petrachi, entra Triuzzi, la squadra prova a reagire, qui vediamo Corallo che con una serpentina si destreggia in area di rigore biancazzurro, ma poi
quando viene allontanata la minaccia dai difensori. Riprende Triuzzi, la sovrapposizione di Dignazio, il cross ancora Martinelli che respinge, difesa ermetica quella del Martina, ha dimostrato di essere una squadra all'altezza del posto che occupa in classifica. Miglioria, vedete, l'azione prosegue abbastanza lunga e laboriosa, ancora Dignazio, Andrisani, il triangolo quasi volontario fra i due, Migliorini, palla per Triuzzi, siamo all'inizio della ripresa, c'è un traversone dall'altra parte del rigore, vedete Taranto questa azione prolungata, la porta in avanti, adesso capirete perché, c'è Cozzi, poi Siroti, il traversone, la sponda di Corallo per Passatore che segna. E questa è una rete annullata dall'arbitro, il signor Cagliamento, per posizione irregolare di Passatore su segnalazione del guardalinea di destra, il signor Elia Di Renzo. Queste sono le immagini di cui siamo in possesso, il traversone di Siroti e poi il colpo di testa di Corallo per Passatore. Rivediamo questa azione, ecco, potete farvi un'idea di quello che è accaduto. Il segnalino in linea ha visto il fuorigioco e ha annullato il gol. Eravamo al 15° del secondo tempo. Un minuto più tardi c'è una gran parata di Indibili sul colpo di testa di Passatore. Il portiere di Martina conserva la sua imbattibilità e smanaccia in calcio d'angolo. Bello gesto atletico del numero uno della formazione allenata da Patania. Sui sviluppi del corner ancora un colpo di testa e ancora un intervento da parte del portiere ospite. Passatore prova a servire De Liguori che si incunea bene nell'area di rigore avversaria, tira di sinistro, però va sul fondo, in questa circostanza si farà male Moretti, lascerà il posto a Variale ed eravamo al 20° del secondo tempo. Doppia sostituzione anche nel Taranto, al 26° entrano in campo i due nuovi acquisti, Negro Ferre ed Espinal, ed escono De Liguori e Andrisani. Ma il Martina farsi ancora pericoloso con Manca e costretto al fallo tattico Siroti, calcio di punizione susseguente di Morello parato a terra da Di Bitonto. Esce Prisciandaro, qualcosa da dire al suo allenatore, non sembra molto contento della sostituzione, l'attaccante martinese, e cioè, polemico, Patania va a chiarire quello che naturalmente solo loro sanno, poi l'intervento delle forze dell'ordine a placare gli animi surriscaldati sugli spalti, soprattutto vedete, nel settore dove erano assivati i sostenitori tarantini. Alcuni petardi che sono esplosi prima del triplice fischio finale, ricordiamo che il campo, lo stadio di Iacovone era già diffidato e adesso speriamo che non ci sia una squalifica. Cozzi in avanti, momenti di grande apprensione in gabinata, ma poi fortunatamente nulla è accaduto di particolarmente rilevante, vedete che si era aperto anche un cancello della gabinata, poi la situazione è tornata alla normalità. Non c'è più nulla da commentare per quel che riguarda la cronaca della partita, si finisce con il Martina che conquista 3 punti importantissimi per consolidare il suo primo posto in classifica.